Ciao, siamo Edoardo Zaggia e Alberto Sacco, conduttori di Mostridiculous, ma anche delle belle, belle ragazze. Sei pronto per il quiz di Sanremo di TV Sorrisi e Canzoni? Spaccheremo, Edo, le Guarda sapremo che tutte. Prima domanda: chi ha condotto più Sanremo nella storia? Questa la so, è Pippo Baudo. No, è lui. Oh, bene. È lui. Quanti Sanremo ha vinto Anna Tatanna? Ah, questa è lì. Anna Tatanna, io l'amo. Ha vinto un Sanremo giovani sicuro. E forse ne ha vinto anche un altro con... No. Ragazza di periferia? No. Diciamo due. No! Che Quanti figura. Sono? Uno. Solo uno. Diamo ad Anna Tatangelo più Sanremo. Però vivi. Potete riscattarvi cantando Ragazza di periferia. Con te. Ho speso tutta la mia età. E ci fermiamo qui per rispetto, no? Di Anna e di Tatangelo. Chi erano i figli d'arte che sono saliti sul palco nel 1989? Allora, Rosita Celentano. Sì, posso dire che è la mia edizione preferita perché quei poveri ragazzi sono stati buttati al macello. Ma tu non sai niente. Io non so niente. Gianmarco Tognazzi, mi è appena venuto in mente. Figlio di Ugo. Danny Quinn, figlio della regina Elisabetta, The Queen. E basta, li abbiamo detti tutti e quattro. Oh, no, anche vabbè, questa, tre, punto nostro. Quante volte ha partecipato Mahmood a Sanremo? È stato sicuramente un Sanremo giovani dove... Soldi? No, ma Sanremo Giovani è un altro programma, Alberto. Tu non puoi venire qui a metterci i bastoni capito, fra le ruote. Quelli di Sanremo Giovani vanno a Sanremo, capito? Ah, di uno. Poi c'era Soldi. Poi c'è Brividi. Soldi. Brividi. Io dico 4, mi fermo su 4. Giusto! Wow! Vorrei che faceste la coreografia della tuta gold. 5 cellulari nella tuta gold. Baby, non richiamerò. Rispettosi soprattutto. Chi ha vinto il primo Sanremo e con che canzone? No, ce l'ho. Ce l'hai tu? Gigliola Cinquetti? No, quella di Grazie dei Fior. Bravo, Grazie dei Fior. Nina Zilli. Nina Zilli, un applauso anche a Nina Zilli che comunque ha fatto tanto. Chiami e Gazzosa vincono Sanremo con Stai con me forever. Edizione. Siamo tra la fine del Novecento, sì, e i primi del nuovo millennio. 1999-2001 di Stare nello Spazio, adoro. Stai con me forever. Quella che non crede più. Bimba che correva colorandosi di blu, diceva. Grazie a Ti lascerò. Anna Oxa vince nel 1989. Con chi? Fausto Leali. Mamma! Quante volte hanno provato a partecipare i Jalis? Urca. Secondo me siamo sopra le 20. 27? 27? Chi è la conduttrice che ha stupito il mondo mostrando un tatuaggio particolare? Ma la nostra Belen, la farfallina, questa la so. Qui è dove entro in gioco io. No. E poi anche comunque Michelle Hunziker col suo tatuo a braccio. Certo. Non ha sconvolto l'Italia, ma tutti ce lo ricordiamo. Certo. Un applauso anche e poi, a Michelle. Ultima domanda. Ultimissima. Chi è il cantante col record di partecipazioni da solo e in coppia? Questo è un piccolo suggerimento. Chi è che sia da solo che in coppia? Troppo non i ricchi e i poveri. Io vorrei vedere anche la brunetta solista. Qui lo dico e qui lo dico. Forse mi viene in mente Albano, può essere. Bravi! Felicità! Neanche alla maturità è stato così complicato, eh. Promossi. Grazie, grazie TV Sorrisi e Canzoni.